Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete anche voi possessore di un DJI Mini 2 e non vedete l'ora che escano le SDK per renderlo compatibile con tutte le varie applicazioni di terze parti per avere i waypoint e fare fotogrammetria e magari anche il follow me? Ecco ragazzi, tutto questo probabilmente non sarà mai possibile. Perché vi sto dicendo questo? Perché come sapete qualche video fa ho portato sul canale l'applicazione Copterus Autopilot, questa applicazione disponibile solo per iOS che permette di far volare con i waypoint e fotogrammetria il DJI Mini prima versione e il Mavic Air 2. Questa applicazione che di cui sto rilasciando tuttora i codici per averla gratuitamente, quindi seguitemi sul mio profilo Instagram e sul mio canale Telegram Offerte, dove tutti i giorni pubblico dei codici, ne ho ancora qualcuno, quindi per qualche giorno c'è ancora qualche codice per poterla avere gratuitamente. Quindi parlando poi con lo sviluppatore di questa app, cioè Nicolai, che tuttora ringrazio per le info che mi ha dato e per i codici per avere l'applicazione gratis da distribuire che mi ha dato, mi ha inviato un'email dove mi ha spiegato cosa gli ha risposto DJI per quanto riguarda l'SDK del DJI Mini 2, perché ovviamente tantissime email arrivano a lui che chiedono appunto quando la sua applicazione diventerà compatibile con il Mini 2 e via dicendo, un po' come succede poi a tutti gli sviluppatori di terze parti. E allora lui ha scritto a DJI appunto per sapere quando le SDK sarebbero state rese disponibili, appunto per così rispondere ai suoi clienti o ai suoi futuri clienti dell'applicazione, quando appunto DJI avrebbe rilasciato le SDK per rendere possibile agli sviluppatori di rendere compatibile il Mini 2 con le loro applicazioni. E la risposta ragazzi di DJI non è stata per niente positiva, anzi direi proprio negativa. Questa è l'email che mi ha scritto Nicolai, appunto lo sviluppatore di Copterus, e ragazzi leggete l'email, ve l'ho tradotta e leggete, cioè veramente è una cosa tristissima. Praticamente DJI dice a Nicolai che le SDK del Mini 2 non saranno mai rilasciate perché il Mini 2 non è un drone professionale. Quindi per DJI non è un drone adatto per fare waypoint, fotogrammetria e via dicendo. Però ha reso compatibile il Mini 1. Ragazzi, c'è un po' di incongruenza e di incoerenza in tutto questo. DJI sta ultimamente uscendo con delle vaccate incredibili, cioè nel senso che dice o fa cose a volte un po' incomprensibili. Però tutto questo l'ha portato a essere leader incontrastato nei droni e non solo nei droni, perché comunque anche negli altri prodotti tanta roba, e di avere un'azienda con un fatturato da paura. Quindi sembra inutile criticare qualcosa che sta andando bene come lo sta facendo, però non si può dire che questa cosa sia davvero incomprensibile, soprattutto la motivazione è incomprensibile. Poi non vuoi fare le SDK per il Mini 2 perché hai tutte le tue patturnie di marketing? Va benissimo, però non dire che non lo fai perché il Mini 2 non è un drone professionale, perché è vero che non è un drone professionale, però è anche vero che potrebbe anche essere un drone professionale, visto che è un drone sotto i 250 grammi e anche ai professionisti viene utile avere un drone sotto i 250 grammi. Ma poi, tolto questo discorso, hai reso disponibile l'SDK per il Mini prima versione, che era ancora meno professionale del Mini 2 perché comunque aveva un segnale video molto più scarso rispetto al Mini 1, aveva una fotocamera più scarsa rispetto al Mini 1, quindi già solo queste due cose lo rendevano meno professionale del Mini 2. Quindi se veramente chi ha risposto a Nicolai da parte di DJI ha detto la verità, ragazzi, non so, ditemi voi la vostra nei commenti, io non riesco a commentare queste decisioni da parte di DJI, cioè le posso commentare dal punto di vista loro del marketing, sì, probabilmente se lo fanno sanno il perché lo fanno, tutto quello che hanno fatto fino adesso e come vi ho detto prima li ha portati a essere quello che sono, quindi cosa dire? Quando un'azienda cresce e il fatturato cresce in maniera esponenziale, probabilmente c'è poco da criticare, vuol dire che stanno facendo le cose come vanno fatte. Poi noi possiamo criticare o meno, però il risultato è quello. Però ragazzi, è veramente triste per chi ha un Mini 2 e non avrà probabilmente mai possibilità di avere i waypoint, fare fotogrammetria e avere il follow me magari, quindi queste funzioni che non si avranno mai perché appunto DJI non rilascia queste SDK. E poi una cosa che è stata risposta sempre a Nicolas, lo sviluppatore di Copterus, è DJI Fly sarà l'unica applicazione per Mini 2, quindi è veramente chiaro il concetto da parte di DJI. Quindi probabilmente solo Air 2S avrà
prossimamente le SDK che lo renderanno compatibile con le varie applicazioni di terze parti, probabilmente, anche se magari invece ci verrà detto un'altra stupidata da parte di DJI per giustificare il fatto che non renda questo drone compatibile con le applicazioni di terze parti, giusto perché lui non vuole, per determinati motivi suoi economici, non renderle disponibili. Quindi boh, staremo a vedere, però per adesso sembrerebbe, ragazzi, speriamo che chi ha risposto a Nicolai sia stato uno che ha detto una cosa tanto per dire, perché se veramente sarà così, boh. Quindi ragazzi, non ci resta che sperare che chi ha risposto a Nicolai abbia detto una cosa sbagliata, speriamo vivamente che sia così, io lo spero quanto voi, però staremo a vedere. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video per informarvi di cosa accadrà probabilmente al Mini 2 dal punto di vista delle SDK, quindi tanti di voi che si domandano quando le varie applicazioni terze parti saranno compatibili con questo drone, probabilmente in questo video vi ho dato la risposta che non vi aspettavate, non me l'aspettavo neanch'io, quindi me la sono data anch'io una risposta che non mi aspettavo. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, i codici di Copterus, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi seguitemi lì, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!